5 anni fa a una serata di bambini di Ornella da Grazia, però avevamo inteso che avevamo un altro interesse comune feroce, il latino. La Grazia ci dava dei matti, dicevamo voi siete strani, perché quando ci vedevamo parlavamo solo in latino, e così, perché ci divertivamo, lui si divertiva, io imparavo, perché nonostante insegni latino, lui parlava molto di me, quindi cercavo di capire queste parole nuove. E così, e qualche volta avevamo organizzato delle cene con anche altri amici, anche le persone presenti. Però ricordo che il mio stasera non è di quello dell'uomo dotto, quindi ho conosciuto così il latinista, più che il politico, l'ambientalista, ma è un ricordo più proprio di amico, a livello umano. Mi ha colpito quello che ha detto Celeste, già anche alla messa, della profondità che aveva nell'amicizia femminile e anche dell'ammettere le sue fragilità, quindi senza chiaramente entrare così nell'intimità dei discorsi proprio da amico, da amico fraterno, però ricordo un pensiero così che voglio condividere. Ultimamente discutevamo tanto così di solitudine, di relazioni umane e anche di Dio, perché io gli invidiavo questa fede così ferra che aveva, e così, mi chiedevo, ero assetata di confrontarmi, di riscoprire la fede. E non una volta gli chiesi, ma mamma, ma ora cosa siamo più a fare? Cioè, a te che ti credi così fortemente, andava spesso messa, che messaggio forte puoi dare? E mi stupì questo, lui mi rispose in una maniera laica, cioè, e sentì che potevamo andare d'accordo, che metteva insieme il suo essere laico con il suo essere profondamente religioso, perché non mi disse a raccolto punti per il paradiso o cose di questo genere, ma mi disse il messaggio, che dicevo, ma qual è il senso della vita? Cioè, discute. Ecco, poi lì si scivolava a parlare in italiano, ecco, dicono su questo, poi dopo un po' passavamo di queste cose che parlavamo in italiano, mangiando a casa sua, a casa mia spesso, e lui mi rispose aderire alla verità nel profondo di se stessi. Ecco, adesso quando qualche volta capita, così mi sono in crisi di senso e prende, immagino, questo messaggio me lo porto dentro e l'ho rinnovato quel giorno alla messa quando ho visto tutte queste persone, e mi sembra che mi abbia ridato un'ulteriore